Costituire una commissione di insegnanti, eccetera, magari
dei nostri, visto che anche la platea degli insegnanti da noi è abbastanza nutrita, il Saugno, costituire una commissione, dare la possibilità a questa commissione di valutare i temi e questi disegni e premiare uno e uno. E ovviamente l'argomento sarà la vita di Don Gaetano Mauro. Ora, è chiaro che praticamente i ragazzi Don Gaetano Mauro non lo conoscono, i genitori probabilmente nemmeno, perché se lo giovano ormai facciamo parte di una generazione. E quindi si tratterebbe di dare modo ai ragazzi di attingere le notizie dalla memoria dei genitori, dei nonni, se ci sono ancora, eccetera. Per la verità, con Franco siamo già andati a parlare con la dirigente di Montalto Scavo e di Taverna. A da voi c'è il piano piano, prima abbiamo iniziato da sotto, poi arriviamo Don Mauro con i ragazzi, mentre per il resto con gli adulti, insomma il rapporto con i lavoratori, con le famiglie, con le donne, sono poi aspetti diversi che vanno trattati in modo diverso, insomma, con un pubblico diverso, insomma, quindi vanno separati vari aspetti. Allora, pur avendo questa scadenza per cui i tempi sono stretti ed è una cosa bella che si faccia qualcosa anche come ex alunni, come sottolineava padre De Rosa, adesso prima di andarsene da qui sarebbe bello che costituire un gruppo di persone che siano motivate innanzitutto, no? Cioè che la sentano come qualche cosa che non è esterna al proprio sentire, ai propri desideri, al proprio impegno. L'occasione di potersi trovare qua dopo un anno e vi ringrazio Pietro soprattutto per essersi voluto assumere questo, come dire, onere di richiamarci tutti. E però ecco, il pensiero che credo non sia soltanto mio, credo che sia di ognuno di noi, è di dare anche un senso e una continuità a queste occasioni di incontro, mosse per tutti noi dal grande affetto che ci lega all'istituto, ai padri Artorini, che per ciascuno di noi hanno rappresentato sicuramente una parte della vita, che è la parte della crescita, della formazione, della costruzione della nostra personalità. Se ognuno di noi oggi, come dire, si muove, ciascuno nel proprio piccolo, e si riesce a muovere bene nell'ambito della società, lo dobbiamo sicuramente alle nostre famiglie, ma probabilmente ciascuno di noi lo dovrà per un fatto di formazione, di impostazione educativa, etica, anche alla scuola dove tutti ci siamo formati. La scuola occupa un posto importante nella vita di tutti noi. Come? Senza che nessuno ce lo chieda e in maniera assolutamente gratuita ci si può occupare della nostra casa Ardorina e quindi anche della nostra città, prendendo spunto da quelle che sono le occasioni di impegno lavorativo, sociale, civile del nostro, che ciascuno di noi ha incontri con esiti positivi. Io vorrei chiedere a Ernesto anche un'altra cosa. Ernesto è un ex alunno, come per esempio Antonio Sant'Anzimino, perché Antonino non è conosciuto, lo chiama Antonino De Marco, abita a Corigliano, è un nostro ex alunno che ha studiato a Napoli ed è stato come aspirante. Sarei intervenuto. Intanto per correggere una cosa, lei mi ha presentato come ospite, io ci sono anche un dito. Scusami per le proprietà, che è una indicazione che ci sono come ex alunni, ex aspiranti a.
di anni così lontani che tanti di voi non ebbero. 52, 53, 52, guardate le mani e vedete che ora appartiene. Ad una generazione di mezzi. Io sono legato chiaramente a questa fase della mia formazione di vita, della mia formazione umana. E sono legato anche nel ricordo a quel mondo, soprattutto al decano. Ma accanto al decano, il padre con lui costituivano, se vogliamo, quindi l'insieme delle risorse umane che diffondevano nel territorio un messaggio di speranza legato anche ai valori che hanno caratterizzato peraltro l'esperienza e l'insegnamento di Neometa. Una cosa molto semplice, intanto come si fa per dirvi sono legato qualche atto concreto perché si esca un po' dal seminario, che è un po' una delle cose che mi è parso ricogliere quindi dell'invito di Padre De Rosa mentre Pietro stava dicendo quindi il programma del costituendo gruppo di lavoro e quindi del costituendo, mi pare abbastanza normale. Io ho una qualche piccola iniziativa, credo di averla avviata, accanto alle cose che ha detto Alba, che riguardano il convento, cioè la struttura fisica del convento, con la speranza quindi che ovviamente quindi si riesca a cogliere nel segno ed ottenere il finanziamento per questi fisici. Speriamo che questa accada, legando la struttura del convento, quindi l'azione di Don Mauro, alla memoria, all'impronta di San Francesco di Paolo. È un po' il senso, se vogliamo, anche della costruzione logica quindi anche del nostro progetto. Pochi sanno che a Cosenza c'è una via Don Gaetano Mauro, perché è proprio un'asta talmente piccola che è difficile anche vederla, una traversa quindi peraltro che collega via Pane Bianco alla 19 bis, subito dopo l'ex Telecom, cioè via Mauro. Credo che prima ancora del 21 aprile potrebbe esserci anche un'altra occasione di ricordo. Chiaramente ci sono i padri, quindi per quanto riguarda la chiesa, dove gli adorini quindi stanno avendo quindi la responsabilità di San Vito Alto, abbastanza normale quindi ricordarlo. Un altro tassello potrebbe essere quello della posa in opera di una... probabilmente di una vetrata dedicata a Don Gaetano Mauro. L'abbiamo già commissionata e sarà posta in opera nella nuova chiesa del cimitero di Cosenza. Se qualcuno di voi è capitato quindi nella zona del cimitero di Cosenza, dalla parte cosiddetta dell'ingresso monumentale, appena si entra sulla destra c'è una chiesa nuova che è storiata con tutta una serie quindi anche di racconti del mondo della religiosità calabrese, tra queste per esempio Sorella Naiello, quindi c'è San Francesco di Paolo, non si discute, ed altra ancora che è inutile che sto. Prima del 21 aprile c'è la possibilità di avere questa vetrata dedicata a Don Mauro. E allora lo dico perché possiate partecipare. Normalmente per far conoscere la posa in opera di una vetrata non costituisce occasione per andare a parlare, ma può essere l'occasione per parlarne, non c'è niente di strano, anche se il luogo è atipico, perché la chiesa all'interno di un cimitero, c'è niente di strano, è una chiesa, è la chiesa di quella sede particolare, di quel luogo particolare che ha tanti valori.